Adoro il Duomo di Milano. Sapete perché? È ricamato, prezioso, elegante. Esattamente come la sottoscritta. Hashtag adoro essere me. Ma soprattutto il Duomo è immobile. Ed è così che voglio trascorrere il nuovo anno scolastico. Negli ultimi tempi sono successe troppe cose. L'iscrizione alla Milano Fashion Academy, l'incontro con Maggie Davis, che ho scoperto essere mia sorella. O meglio, sorellastra. Sì, insomma, abbiamo solo il papà in comune. Incredibile, vero? Ma la cosa più incredibile è che siamo diventate amiche. Bianca! 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 Capite perché è incredibile? Io sono così chic, mentre lei... lei è così strana. Bianca! Sei pronta? Un altro anno insieme, il terzo anno, l'anno del diploma. Così! Il diploma? Oh no! Sì? Oh no! Calmati, Maggie, conta! Ok. Uno... due, tre. Va già molto meglio, grazie. Ascoltami bene, quest'anno niente novità, voglio che sia tutto tranquillo, chiaro? Chiarissimo. Anno nuovo, vita vecchia, nessuna novità. Nessuna novità. Papà? Mamma? Che succede? Succede? Arriviamo. Cosa ci dovranno dire? Allarme rosso. Sono troppo vicini. Eccole! Ciao. Ehi, eccomi qua. Ciao, ragazzi. Vieni qui. Va bene, Rachel. Sì, ok, Rachel, basta adesso. C'è già troppa fetta nell'aria. Ma dove sono le 23 valigie con lo stretto indispensabile per quest'anno? Non ne avrei bisogno. Che vuoi dire? La scuola inizia oggi. Venite, sedetevi. Care ragazze, quest'estate per noi è stata importantissima. Maggie con Alberto alla Lucy Style. Ero lì per fare uno stage, non una vacanza di piacere. Certo, e Bianca con me a Portland per un'immersione nel mondo della musica. E insomma, siamo stati bene insieme. E abbiamo capito che l'unica cosa che conta è la famiglia. Quale famiglia? La nostra. Vogliamo andare a vivere tutti insieme? Cosa? Sì, dobbiamo recuperare il tempo perduto, ricominciare da dove tutto è iniziato. A Portland. A Portland? Noi stiamo benissimo qui in Accademia. E poi la moda e la musica fanno parte della nostra vita. E infatti non vi abbiamo chiesto di rinunciarci. A Portland c'è un ottimo... Scordatevelo! Ragazze, siete giovani. Fidatevi di chi ha più esperienza. No! Molto bene, se non ci lasciate nessun'altra possibilità... Non mi paga più la retta. Devo per forza andare a Portland. E addio Accademia. Mia madre invece non ha fatto la richiesta per la borsa di studio. Lo fanno per il nostro bene. Sono adulti, sanno cos'è meglio per noi. Come no? Ci obbligano ad obbedire. Ma almeno abbiamo ottenuto la possibilità di rimanere per l'inaugurazione dell'anno accademico. Sì, per due giorni. E poi? Addio Felipe, addio Moodboards, addio amici. Addio Chuck. Non accadrà. Troveremo un modo per restare. E dimostreremo ai nostri genitori che possiamo cavarcela da sole. Maggie, tu non capisci la gravità della situazione. Sono diventata povera. Ed è tutta colpa tua e di tua madre. Se non foste venuta a Milano, io sarei ancora la figlia unica di un grande imprenditore di moda. Ma pensi che per me sia facile? Sono cresciuta senza un padre e adesso all'improvviso devo far finta di appartenere alla sua famiglia. Sì, è vero. Ma io sono sempre stata abituata ad avere autista e governante personale. Aspetta un attimo. Oh no, Dolores. Perdonami, mi niña, devo obbedire a tuo padre. Ti attendo a Portland, adios. Mi ha tolto anche Dolores. Come faccio senza governante? Vedrai che non partiremo. Ancora non so come, ma insieme ce la faremo. Sono povera. Ed è solo l'inizio. Ciao a tutti, siamo Maggie e Bianca. Seguiteci sul nostro sito ufficiale, canale YouTube e profili social. E non perdete neanche un aggiornamento. Né un hashtag. Hey, one and two, they come walk in my shoes.